Oggi il problema dell'emergenza abitativa è un problema decisamente di grandissima attualità. C'è carenza di appartamenti. Troviamo miliardi di B&B, miliardi di case vacanze e non abbiamo case da affittare. L'altro giorno, parlando con un mio collega, dicevamo: ci sono avvocati, notai, professionisti che mi dicono: io non riesco a trovare una casa in affitto. Riportando questa realtà alla nostra realtà dei senza dimora, si comprenderà come tutto viene decisamente amplificato, perché si scontra con una resistenza cittadina che ancora credo non sia preparata, io dico, ad accogliere l'altro. L'altro che può essere anche domani io. L'altro problema è che la maggior parte delle case si affittano solo per 3 o 6 mesi, quindi persone che vogliono continuare a vivere qui non riescono perché non si può fare un contratto a lungo termine. E un'altra problematica molto grave riguarda la nazionalità delle persone che cercano casa. Qui in casa non esiste una scelta che riguarda la provenienza. Abbiamo persone italiane, rumene, non importa da dove viene la persona. È invece una domanda che, se chiami un proprietario di casa, se chiami un'agenzia, ti farà e si bloccherà tutto. È frustrante per me, figuriamoci quanto è frustrante per loro. Avere delle persone che, quando gli dici sì, sono tunisino, sì, non ho un contratto a tempo indeterminato, però prendo 1.100 euro, ho una busta paga, ti bloccano. Dovremmo forse educare la società a immaginare che dall'altra parte in un giorno X potremmo trovarci noi. Noi intendo quelle persone che la società vede come dei buoni pagatori. Può arrivare un momento X nella vita in cui tu ti ritrovi a non essere tutto quello che eri. E allora dico, se ci sforzassimo un pochettino a metterci dall'altra parte. Capisco che è un grande lavoro, bisogna cambiare un po' le coscienze. Sensibilizzare la gente che vive a Palermo. Per esempio, in questo portone le signore hanno fatto amicizia con un signore che abita accanto, abbiamo cercato di spargere la voce, cosa che per esempio non è avvenuta nell'altro appartamento. Lì il portiere ci dice: no, non fate delle attività, non fate qualcosa, perché non sanno tutti che c'è questa casa, se magari lo sanno va a finire male. Secondo me l'educazione, l'informazione, da lì dobbiamo iniziare. Se cambiamo le coscienze, forse riusciamo ad approdare a qualcosa di diverso. Secondo me bisognerebbe fare una cosa semplicissima: conoscere le persone. Cioè, nel momento in cui un ragazzo viene a vedere casa tua e tu lo vedi lì, è come quando parliamo del senza dimora. Chi non conosce il senza dimora si aspetta chissà cosa. In realtà cos'ha davanti a una persona? Basta.